In un tempo remoto che nessuno ricorda, il nostro pianeta affrontò la più grande delle sue sfide. Un terribile demone chiamato Piccolo venne da oltre le stelle, portando l'oscurità e il caos nel nostro mondo allora pacifico. Assistito dal suo discepolo Osaru, la malvagia coppia portò la razza umana sull'orlo dell'annientamento. Città e nazioni crollarono sotto di loro. Innumerevoli vite vennero perdute, ma alla fine un gruppo di valorosi guerrieri realizzò il Mafuba, un potente incantesimo che imprigionò Piccolo nelle profondità della terra. Con il suo maestro catturato, Osaru scomparve e l'armonia venne lentamente ripristinata nel nostro mondo. E così è rimasto per migliaia di anni, fino ad ora. La prima regola è: non ci sono regole. Il primo di noi che cade a terra è un perdente. Preparati a mangiare la polvere. Ragazzi, l'attacco della gru ombra, ci sei cascato ancora. Già, ma è difficile bloccare una mossa che non si vede. Goku, tu fai eccessivo affidamento sui tuoi sensi esterni. Vedere, sentire, toccare sono tutte azioni sopravvalutate. No, la vera forza viene da dentro. Il tuo ki. Già, è questa la tua miglior difesa e la tua più grande arma. Vedi? Adesso usa il tuo ki. Mi spiace, nonno, non sento nulla. Prima o poi, Goku. Prima o poi ti sconfiggerò. Potrai vantartene con i tuoi amici, malmenare un settantenne. Quali amici? A scuola tutti mi trattano come se fossi una nullità. Tu sei speciale, Goku. No, io sono diverso. Questo lo so io e lo sanno anche loro. Mi provocano al punto che vorrei quasi esplodere. Con una sola mano li potrei fare a pezzi. Non ti ho istruito per questo, per combattere, l'hai promesso. Va bene, ti ho promesso di non lottare. Allora insegnami qualcosa che possa usare. Insegnami a conquistare una ragazza. Insegnami come parlarle senza impappinarmi, qualunque cosa dica. Insegnami come essere normale. Normale è un concetto relativo. Devi avere fiducia in quello che sei. Goku. Buon compleanno. Pensavi mi fossi dimenticato? La Susin Chu è tua. Cos'è?
È una sfera del drago. Su Xinchu significa 4 stelle. In tutto il mondo ce ne sono solo altre 6. Da 1 a 7 stelle. Oltre a te, Goku, è il mio unico tesoro. A cosa serve? Da sola a niente. Ma insieme le 7 sfere esaudiranno al loro possessore qualunque desiderio. Perciò tienila al sicuro. Sempre. Nonno, ti ringrazio. Cosa? Meno male, sei rialzato. Ehi, Fuller! Ehi, Fuller, mi hai appena sfasciato la bici. Agandas, hai scorreggiato. Mi pare di aver sentito un rumore. Questa me la paghi, Fuller. Sì, fammela pagare, Gonzo. Avanti. Fatti sotto. Picchia qui. Avanti, dai. Perché non ci provi? Proprio come pensavo. Niente. Kerry, andiamo. Farò tardi a lezione. La mia bella mi attende. Come va? Bene. Ora si metterà a piangere. Che succede, bamboccio? Ora corre dalla mamma. あなたが欲しいものはここにあるわ。 Fenomeno astronomico conosciuto come eclissi totale di sole. Fra 2 settimane avremo l'opportunità di fare l'esperienza di questo raro fenomeno astronomico. Ora, cos'è che causa l'eclissi? Signor Kingery? Weaver? L'eclissi solare è causata dalla luna che copre la vista del sole dalla Terra. Esatto. Dagli albori della civiltà, la superstizione ha classificato le eclissi solari come segno dell'apocalisse. In India, per esempio, l'eclissi simboleggia Rahu, demone dell'oscurità che divora il sole. I cinesi credono che l'eclissi sia causata.
Goku! Sì, che c'è? Dimmi, cosa penserebbero i nostri antenati dell'imminente eclissi? Oh, non so, mio nonno direbbe attenti ai Namecciani. Namecciani? Sono una razza aliena che ha quasi distrutto la Terra oltre... 2000 anni fa. Beh, speriamo che non accada di nuovo. No. Ah, non si apre, odio questi affari, non funzionano mai. E poi guarda la mia foto. Devo consegnare una relazione fra un'ora ed è qui dentro. Devo andare. Sei stato tu a farlo? Sì. Hai usato il ki? Come tu sai del ki? Solo perché il mio nome è Cici, non sono una completa idiota. Giusto. Ci sono un mucchio di nomi più stupidi di Cici. Non sto dicendo che Cici sia un nome stupido, dico solo che non è normale. Ma il normale è relativo. Non sto dicendo che tu sia stupida o normale, sto... Cioè, basta, vado. Ehi, stasera farò una festa a casa mia. Ci sarò. Bene? Sì. Ciao. Ciao. Ciao, Cici. Ciao. Goku, ho preso delle zampe di pollo fresche. Non ho trovato delle belle lingue di rondine. Ah, ma i piccioni erano davvero grassi! La mia bella mi attende. Sì, 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 sì. Goku, buon compleanno! Goku. È sempre così, le ragazze non resistono. Guarda che vero inganno. Che ci vuole? Che ci fai qui, Gonzo? Sto andando alla festa. Senti, sono stato invitato, non sto cercando guai. I guai hanno trovato te. Perciò perché non giri i tacchi e te ne vai? Nessuno saprà che sei stato qui. Ciao. A dopo, perdente. Molto bene. Non può andare avanti così. Ho promesso che non avrei combattuto. Come? Ho promesso che non avrei combattuto. Oh, questo non sarà un combattimento. Sarà un vero massacro. Liscio. Ancora liscio. Fare male. Avete visto? Ciao, Cici! Sì. Ehi, grazie per avermi invitato. Oh, Fuller, i tuoi amici mi hanno mostrato cosa sanno fare. Niente.
Sei morto stecchito. No, cari, fermo! La mia auto. Bello swing, ottimo colpo. C'eri quasi. Vai bene. Ehi, full. Lì ci sono un paio di ammaccaturine che magari vorresti lucidare. Avete visto? Non l'avevi mai fatto prima, vero? Oh sì, molte volte. Col pensiero. Sei diverso. Non mi dispiace affatto. So che può essere difficile da credere, ma noi siamo simili. Questo è il miglior compleanno che abbia mai avuto. È il tuo compleanno? Già, sì, proprio adesso. Fin da quando ricordo, io e mio nonno celebriamo il mio compleanno sempre nello stesso momento. Lo chiama il mio ingresso alla vita. Cos'è successo ai tuoi? Non lo so, ma mio nonno dice che mi spiegherà tutto quando sarò diciottenne. E ora lo sono. Forte. Spera del drago, vecchio. Qualcosa non va. C'è qualcosa che non va con mio nonno. Come? Devo andare, mi dispiace. Goku! Ci vediamo dopo. Avanti. Nonno, vado a cercare aiuto. No, stai qui con me. Non resta molto tempo. Mi dispiace così tanto. Non ero qui. Cos'è successo? Piccolo è tornato. Cerca la sfera del drago. È salva. Sì. Sta per iniziare. Goku, trova il maestro Muten. A Paozu, digli che Piccolo è tornato. Per bandire Piccolo da questo mondo, devi trovare le sfere del drago prima dell'eclissi. Come? 7 sfere del drago. Esser trovate dovranno, e i destini degli uomini si decideranno.
Va bene, fermo, fermo. Devi riposare, devi riposare. Goku, ricorda, abbi sempre fiducia in ciò che sei. Nonno. Dov'è? Lo so che è qui. Tu sei piccolo! Hai ucciso tu mio nonno! Ascolta, idiota, se io fossi piccolo, qualunque cosa sia, non lo direi a te. E se avessi ucciso tuo nonno, ti avrei già sparato. Qualcuno ha rubato il mio globo di Prometeo. Sono qui per riprenderlo. Cosa? Ce l'hai tu! Bella mossa. Ma non ti mancherò di nuovo. Mio padre ha trovato il globo di Prometeo 20 anni fa e tu me l'hai rubato la notte scorsa. Non me ne andrò senza quello. Non so di che cosa parli. Io ho una sfera del drago su Sinchu con 4 stelle. Ho promesso al nonno che l'avrei tenuta al sicuro. Non permetterò a nessuno di prendermela. 4 stelle? Il globo di Prometeo ha 5 stelle. Chi è l'idiota? Guardala bene. Oh mio Dio. Avrei potuto ucciderti. Non ci sei andata neanche vicino. La sapevo. Ce ne sono altre. Ne esistono 7. Quanto vuoi per quella? Non è in vendita. Tutto ha un prezzo. Non io. Cos'è successo alla tua sfera? Un ladro è entrato nella società di mio padre, la Capsule Corporation. Qualcuno ha aperto un varco nel cavo, ucciso le guardie e rubato la sfera. Ho giurato a mio padre che l'avrei ripresa. Ho seguito il segnale fin qui e mi sono imbattuta in te. Mi dispiace di averti sparato. Pensavo che il ladro fossi tu. Per fortuna hai una brutta mira. Come sapevi che avevo la sfera? Ho inventato un marchingegno. Puoi individuare le lunghezze d'onda caratteristiche emesse dalle sfere del drago. Vedi? Hai fatto un localizzatore di energia delle sfere. Forte? Potrei chiamarlo, non so, Dragon Radar. Suona bene. Tu sei una scienziata? Dottorato in dinamica applicata, con una laurea in armamenti a mano. Sono vicina a una scoperta decisiva. Le sfere del drago mi saranno utili. Devo averle tutte. E cosa ti porteranno di buono le sfere? Mi potranno rendere famosa. Ne farò una fonte illimitata di energia. Buona fortuna, allora. Mi chiamo Goku. Sai, magari potremmo aiutarci l'un l'altra. Vedi, io devo trovare il maestro Muten a Paozu. Se mi porti là, ti cercherò le sfere. Ho il Dragon Radar, non mi serve aiuto. Beh, a quanto pare c'è qualcun altro che le cerca. E a te serve un alleato. Bulma Briefs. Ah.
Ehi, dov'è la tua... moto? Forte. Informazioni dall'elenco scaricate. Nell'elenco ho cercato ogni nominativo possibile per Muten, ma non figura. Prova maestro. M A E. Idiota. Non ne vuoi una? È qui. Come lo sai? Riesco sempre ad avvertire mio nonno. Lo so che se n'è andato, ma provo la stessa sensazione. C'è un'altra sfera del drago. Andiamo! Bulma! Bulma! Bulma, aspetta! Bulma, aspetta! Bulma, non puoi irrompere a forza in casa di qualcuno. Non sto irrompendo a forza. La porta non è chiusa. Ho capito. Questa ragazza è folle. Bulma! 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 No! Un ladro! Non è come può pensare. Succedere davvero? Credici, teppista. Stai per avere una bella lezione. Sei stato istruito bene. Fermi! Voi due dovete fermarvi! No, perché adesso è il mio turno. Scusa? L'attacco della gru ombra. Lo riconoscerei dovunque. Come sta, Gohan? Ha conosciuto mio nonno? Se l'ho conosciuto. L'ho allenato io. Lei è il maestro Muten. Io sono il maestro Muten! L'invincibile! Mio nonno è morto. È stato assassinato. E io lo vendicherò. Ma prima che lui morisse, lui mi ha chiesto di trovarla. E di dirle che Piccolo è tornato. Ha detto che avrebbe saputo che cosa fare. Mi ha anche recitato una poesia. Era Sette sfere del drago. Sette sfere del drago esser trovate dovranno. E i destini degli uomini si decideranno. Le forze oscure dovrai affrontare e il drago Shenron vedrai apparire. Era una filastrocca per bambini, insegnataci dal nostro vecchio maestro.
Forse saprà che dobbiamo trovare le sfere del drago prima dell'eclissi. Eclissi? Lei è una sfera del drago? Bikini Magazine? Oh, questa è un'edizione per collezionisti. Se la profezia è vera, fra 7 giorni il sole sarà coperto dalla luna rossa. Quello sarà l'inizio esatto dell'apocalisse. Maestro Muten, non sia folle. L'ha detto lei stesso. È solo una filastrocca. Sì, perché prima di stanotte non ci trovavo nessun senso. Ma adesso lo posso vedere. Tu sei la chiave. Chissà come Gohan lo sapeva. Ecco perché ti ha allenato. Bene, Goku, è stato grandioso. Hai trovato il tuo maestro Muten. Io ho rispettato il mio accordo. Adesso devi rispettare il tuo. Andiamo. Se quello che ha detto Gohan è vero, e Piccolo è qui, questo oggetto potrebbe essere l'unica cosa che può salvare il nostro pianeta. Andremo. Ma tutti insieme. Più facili da trovare, senza l'acqua. Ti porterò in un posto segreto, dove ai prescelti veniva insegnato a padroneggiare l'energia di 3 elementi. Aria, fuoco e acqua. L'attacco della gru ombra è la tecnica di base che padroneggia l'aria. Per imparare ciò che devo insegnarti, dovrei essere più forte! Te la sei voluta. Sebbene stia cominciando ad apprezzare questo spettacolo. Molto bene. Lasci ancora lì la sua mano e la perderà. Andiamo. Questo tempio di pietra è stato fonte di solitudine e illuminazione per millenni. Qui imparerai ciò che io ho imparato dal vecchio maestro. Oh! Oh! Non aveva detto che questo fosse segreto? Cici! Cici! Wow! Che ci fai tu qui? Beh, stavo giusto per domandarti la stessa cosa. Camminiamo? Sì. Qui ci alleniamo tutti per il gran torneo a Toi San. È quello che io volevo dirti alla festa, prima che te ne andassi. Ho saputo della disgrazia a tuo nonno. Mi dispiace tanto. È crollata la casa. Sì, qualcosa del genere. E che cos'era che volevi dirmi? Non lo sa nessuno a casa, ma sono una fighter. Non capirebbero mai. Goku! Andiamo! Devo andare. Vieni al torneo a Toi San. Abbiamo una serata in sospeso. Va bene.
Non possiamo allenarci qui. Il mio chi si sta avvizzendo. Ehi, non è stata una perdita di tempo. Ho il segnale di una sfera. Andiamo. Adesso una mano. Per padroneggiare il livello dell'aria, devi controllare due cose alla volta. Toglimi questa arancia dalla mano. Ricevo un forte segnale da una sfera del drago non lontano da qua. Scusa. Cos'è successo? Quel poco è saltato fuori dal nulla. Là sotto! Avete bisogno di aiuto? Me ne occupo io. Ah, sei il nostro salvatore. Siamo bloccati qua giù. Ti sarei riconoscente se potessi darmi una mano a uscire da qua. Aiutare un fiore come te? Nessun problema. Grazie. Sei un vero gentiluomo. Yamcha, al tuo servizio. Però dovrai pagarmi. Pagarti? Chi credi che abbia fatto questa trappola? Aspetta, è una capsula RX-550 Roadster, quella lì? Sì, prenderò quella. Non sei altro che un lurido bandito. Già, ma con una scaletta. Riflettici bene, perché quando spunterà il sole avrete molto caldo, caldo, caldo. Ciao! Torno al fuoco servono spiedini e una storia di fantasmi. Noi non abbiamo spiedini, ma io ho una storia. In tempi molto remoti, la Terra fu quasi distrutta, non dall'uomo, ma dagli dèi scesi dal cielo. I loro nomi erano Piccolo e Osaru. Sette mistici si riunirono assieme per combattere gli invasori. Sacrificarono le loro vite per realizzare il Mafuba, una potente maledizione che imprigionò Piccolo. Adesso, Piccolo chissà come si è liberato. Fra due giorni, la luna rossa eclisserà il sole, richiamerà allo scoperto Osaru, il suo discepolo. Per fermare Piccolo, chi riuscirà a trovare tutte le sette sfere del drago potrà evocare il potere del drago Shenron e gli verrà accordato un desiderio. A meno di non trovare le sfere del drago e usare il nostro desiderio per bandire Piccolo da questo mondo, non avremo nessuna difesa contro il suo attacco. Che fesseria! Ti aspetti che io ci creda? No! Penso che tu sia il tipo di persona che non crede mai in nulla. Sei davvero patetico. Già, però io non sono bloccato in un buco. Liberaci! Smetto! Fermo lì, salterino. Un'altra pazzia come questa e io me ne vado. La sfera è vicina. Ma penso che sia sepolta sottoterra. Basta giocare. Non abbiamo tempo da perdere. Manda giù la scaletta. Ehi, maestro! Ci serviranno degli attrezzi per poter scavare! Ti piacerebbe fare più soldi di quanto tu abbia mai sognato? Adesso parli bene, amico. Se quel tuo coso ha ragione, la palla che state cercando è qui. Avanti, andiamo! Come hai potuto promettermi un terzo dei diritti della mia invenzione? Quelle sfere potranno fornire energia al mondo. Non ti preoccupare. Un terzo di zero è sempre zero. Sì! Se non ci avessi truffati, forse non avremmo mai trovato questa sfera del drago. Beh, tutto accade per una ragione, amico. È una frase che ho sentito in televisione. Thank you.
La sfera del drago è vicina. Sta in guardia. Anche Piccolo è alla ricerca delle sfere. Ho seguito il maestro Muten come da direttive. Sta allenando il ragazzo, Son Goku. Potrei intralciarli. No. Questo richiede molto più di un intralcio. Il tuo sangue gli donerà la vita. Presto possiederò le sfere del drago e con loro il potere di distruggere questo mondo. Una volta che avremo 7 sfere del drago, dopo quanto vi posso aspettare dei profitti? Eh? Un mese? Un anno? Le alte temperature distorcono il segnale, non riesco a leggerlo. Per la miseria, ladro, mi sono appena fritto le nocciole! Ma la vedo! Il problema è come attraversare. Avanti! Ehi! Cosa? Via! Via! Nella lava! È il solo modo per fermarli! Che stai facendo? Realizza un ponte! Niente male! Il potere per impedire questo è rinchiuso dentro te. Maestro Muten. Le sfere del drago. Lo so, le sfere ti parlano. Sì. Loro ti mostrano un futuro. Vedo un demone. È Osaru, il distruttore. Ucciderà te. E Bulma. E Yamcha. Lui distruggerà ogni cosa. Il futuro è sempre mutevole. Lascia che il drago ti mostri questa lezione. Significa che devo sconfiggere Osaru. L'eclissi è fra 2 giorni. Non troveremo mai le altre sfere del drago in tempo. C'è un altro modo per sconfiggere Piccolo.
L'unica possibilità che il mondo abbia ora è a Toi-san. Toi-san. Muten, come sta il mio scettico preferito? Sono venuto a scusarmi, Sifu Norris. Ogni cosa di cui avevo dubitato in precedenza. Adesso so che è tutto vero. La profezia. La luna rossa coprirà il sole domani. Mi serve il tuo aiuto. Un nuovo recipiente di contenimento. Il Mafuba. Questo consumerà tutte le tue forze vitali. Ammetto che è un piano che fa schifo. Ma il ragazzo non è ancora pronto. È l'unica soluzione. Sono io l'unico che possa farlo. Lo avrai pronto per domani, in mattinata. Namaste. No, sono qui per qualcos'altro. Qualcosa più importante di me. Veramente è una ragione che riguarda anche te. Ho una confessione da fare. Volevo essere famosa. E io volevo essere ricco. Nessuno di noi avrà quello che voleva. Guarda questa gente. Non sa cosa l'aspetta. Già. Come vorrei non saperlo neanch'io. Sono contenta di parlare con te, Furfante. Lo sai, non sono così male se mi si conosce. Magari i banditi mi piacciono. Buono a sapersi il giorno prima della fine del mondo. Ehi, alcune sfere del drago le abbiamo noi. Hai ragione. A Piccolo servono tutte e sette. Non può realizzare il suo desiderio. Forse puoi ancora avere il tuo 30%. Cosa? 33 e un terzo? Stai calmo. Ma era 33 e un terzo. Il livello finale della tecnica che padroneggia l'aria è la Kamehameha. Certo, il nonno me ne aveva parlato, ma aveva detto che non ero ancora pronto ad impararla. Non lo sei. Va bene. Ma non c'è più molto tempo. Per usare la Kamehameha, devi padroneggiare il tuo ki. Attingi alla forza dell'universo. Deve fluire dentro te. Ho!
Focalizzala. Poi rilasciala! Cosa? Più metti te stesso nella Kamehameha, più grande è la potenza. Allenati. Accendi i lampioni di questo cortile. Ci vediamo domattina. Mm-hmm. Accidenti. Questo è barare. Devi accendere i lampioni con il tuo chi. Che fai? Mi stavi osservando? È inutile, non sono capace. Sai, mio nonno mi ha sempre detto che per padroneggiare il mio chi dovevo essere tutt'uno con me stesso e con il mio nemico. Non so cosa significhi. Magari ti serve un'incentiva. Oh! Ci sono 5 lampioni spenti in questo cortile. Siamo distanti di quasi 5 passi. Ogni volta che accendi un lampione potrai avvicinarti di un piccolo passo a me. E dopo che ho acceso i lampioni, che succede? Che tu sarai parecchio vicino a me. Lo saremo entrambi. D'accordo. Davvero bravo. Già. Non male. Bene. Fa un passo indietro adesso. Nelle regole non c'era. Mio il gioco, mie le regole. Ancora 3. Concentrati. Non mi sento a mio agio. Credo di essermi distratto. Tu devi fare ogni movimento a modo tuo. Ce la puoi fare. Penso che per la prossima mossa sarebbe meglio spegnere tutti i lampioni. Ferma dove sei! Cici! Mi scuso, non volevo svegliare nessuno. No, mi scuso io. Non intendevo disturbarti. No, me ne stavo andando. Ehi! Hey. Cosa fate voi due qua fuori? Niente! Non c'è un coprifuoco in questo tempio? Buonanotte. Questo Goku ha delle abilità. Tipico delle acque crete.
Ehi, ancora in piedi? Non eri in camera tua. Ha rubato le sfere. Ma a malapena. Nonno! Sono così felice di vederti. Aspetta, tu sei qui per me? Non è il tuo momento, Goku. Resta molto da fare. Nonno, dimmi, come posso sconfiggere Osaru? Devi avere fiducia in ciò che sei. Kame! Kame! È un buon segno. Troppo tardi. Hanno tutte le sette sfere del drago. Al suo tempio. È dove evocheranno il drago Shenron. Forza! Mutè. Gli incantesimi sono forti. Prega che sia abbastanza per contenere Piccolo. Buona fortuna, amico mio. Namaste. Ci incontreremo di nuovo. Ma dall'altra parte. Dove andiamo? Al Tempio del Drago. Dobbiamo arrivare lì prima dell'eclisse. Immagina di essere imprigionata così strettamente che ogni atomo del tuo corpo resti bloccato, immobile. È stato il mio inferno per più di 2000 anni. Con queste sfere del drago mi prendo la mia vendetta sulla terra. Thank you.
cercando di impressionarmi? Non è il momento, ma ora non fartela sotto dalla paura! Devo fermarlo prima che termini la preghiera! Sono felice che ti unisca a me. Sarai testimone della mia gloria quando esigerò che Shenron mi conceda il potere di governare questa roccia corrotta. Io sconfiggerò Ozar e sono qui per distruggerti. Sconfiggere Ozaru? Quando la luna rossa eclisserà il sole, tu diventerai Ozaru. Cosa? No. Non lo puoi evitare. Il tempo di Goku è finito. Goku è un guscio. Questo è quello che sei davvero. Hai viaggiato su di una meteora per nasconderti fra questi parassiti fino al tuo 18° compleanno. Qui è dove sei atterrato e dove tu rinascerai. Tu sarai al mio servizio. Goku, no! Quello non è più Goku! Ozaru, loro hanno una sfera del drago, portamela! Scappiamo! Sfera del drago, svelta! Ozaru non può essere sconfitto con la forza. Solo con la fiducia puoi vincere. Non permettere che Ozaru distrugga quello che sei.
abbi sempre fiducia in ciò che sei. Ricorda. Ogni movimento a modo tuo. Tu sei speciale, Goku. Impossibile. Qualcosa mio nonno me l'ha insegnata. La prima regola è... non ci sono regole. Prendila. La sfera del drago è mia. Avevo tutto sotto controllo. Io sono Goku. Io sono Osaru. Per essere tutt'uno con me stesso, devo accettarlo. Devo avere fiducia in quello che sono. Il potere umano ha già fallito in precedenza. Kame! E lo farà! Kame! Di nuovo! Vorrei che non fosse finita in questo modo. Shenron. Un desiderio verrà esaudito. Esigo che tu venga innanzi a me a esaudire il mio desiderio! Dai la vita al maestro Muten.
tacci! Ho fatto il più strano dei sogni. Ero in un posto che non so descrivere. Mi sentivo contento. Come a casa, ero felice. Poi tuo nonno, Gohan, mi è comparso davanti e mi ha cacciato a calci, dicendo che c'era ancora molto che dovevi imparare. È vero, mi dispiace, maestro, ma non siamo pronti a stare senza di te. Lo so. Lo so. Molto romantico, signorinelle, ma noi abbiamo perso qualcosa. Le sfere sono sparite. Dobbiamo trovarle di nuovo. Sei pronto? Devo fare una cosa prima. Non pensavo che ti avrei rivisto. Mi dispiace, sono così dispiaciuto per averti fatto del male poco fa. Solo che io, nella foga del combattimento, credevo fossi l'altra. Sciocchezze, io te l'ho permesso. Ero troppo veloce. Tu sei veloce, ma mai quanto me. Beh, era così buio laggiù, io non sono riuscita a trattenermi. Va bene, se la nostra relazione deve continuare, dobbiamo mettere in chiaro le cose. まずは君と僕でをぶっ壊して始めよう。